mi è stata fatta una domanda su che cosa sia la verità trascendente. Cercherò di essere molto chiaro. Nella logica umana, la verità deve essere regolata dal principio di non contraddizione. Ossia, una cosa è vera se non è contraddetta. Ebbene, questa logica umana, quando è sottoposta a quel complesso che in fisica è la dinamica espressa dal principio di azione e reazione, per cui ogni azione, di conseguenza anche ogni azione che abbia la sua logica, deve essere sempre un complesso di due azioni esattamente uguali e contrarie, che si escludono l'un l'altra. Di conseguenza, se si escludono entrambe, sembrerebbe non esserci in alcun modo la verità. Ebbene, il nostro mondo è realmente così complesso. Esistono sempre, in assoluto, due verità esattamente uguali e contrarie. Una delle due si poggia come reazione nei confronti dell'altra. Ora, perché questo appoggio sia solido, deve essere solido sia un principio, sia il principio uguale e contrario. Cioè, noi non possiamo mai escludere la verità opposta, perché è proprio sulla verità opposta che si poggia una realtà osservata realmente nel suo svolgersi in positivo e non in negativo. Ma questa è la cosa davvero buffa. Questa cosa che è stata accettata come una legge generale che vale nel principio della dinamica, ossia di tutto quanto evolve in apparenza nel tempo, riguarderebbe soltanto le questioni della fisica e non le questioni della logica cerebrale. Come se la logica cerebrale dovesse seguire una logica assolutamente fuori dalla nostra realtà, che esiste sempre nel suo complesso di due verità, entrambe uguali e entrambe contrarie, perché in effetti la verità è assoluta, ossia è tale da contenere in se stessa i due opposti, tali che si eliderebbero se fossero considerati nella loro somma. Invece, noi soggetti viventi abbiamo trovato il modo di esistere in un complesso positivo-negativo, come tra meno 1 e più 1, essendo non nello 0, che è la somma data da più 1 e meno 1, ma essendo nel complesso più 2, che va da meno 1 fino a più 1, però sulla base esclusiva della dinamica opposta che retroceda da più 1 fino a meno 1. Quindi, quando noi
consideriamo la verità trascendente, è quella verità che è proprio esclusa dalla logica del mondo, che, come vi ho anticipato, è una logica che si poggia sul principio di non contraddizione, ossia una verità non può essere contraddetta, altrimenti non è una verità. E questo principio, a questo punto, risulta assolutamente falso, perché una verità esiste nel suo essere dinamico, nel tempo avanzante, solo sulla base del suo essere nel verso opposto di un retrocedere inverso a quell'avanzare. Di conseguenza, la logica trascendente è quella che trascende da questa realtà così concepita in un modo erroneamente unilaterale, ma fa fatica a essere introdotta, come fece fatica a essere introdotta in Gesù Cristo, quando fu lui a dire: se non si odia questo mondo e la vita in esso, non si vive. Noi abbiamo la vera vita solo se sposiamo il suo opposto, perché la vera vita nasce proprio dal rigetto del suo opposto, ma è un opposto che deve essere considerato. Noi lo escludiamo nel nostro essere relativo e diciamo che nel nostro essere relativo non ci può essere la contrapposizione, ma è una esclusione unicamente appartenente a una logica dimezzata, appiattita nella assoluta incapacità di comprendere l'essere nel suo complesso, dato dall'essere in positivo come reazione e contrapposizione al non essere, ossia all'essere che si svolga esattamente nel suo iter negativo di un perenne negare quello che, visto nel senso opposto, è un confermare. È in questo modo che l'uomo riesce ad avere un briciolo di autonomia, perché il nostro sistema dinamico giace nell'universo sottoposto a una legge fondamentale, che è la gravitazione universale. Questa gravitazione attrae ogni cosa verso il suo centro. Sulla sua base, noi, osservando in modo relativo, osserviamo regolarmente la fuga delle galassie. La fuga delle galassie non è una ribellione alla gravitazione universale che attrarrebbe tutto verso il suo centro e che per questa ribellione fondamentale si è prodotto poi il Big Bang. No, mentre la gravitazione universale regolarmente è attratta verso il centro comune di gravità nelle forme del magnetismo, nelle forme dell'antimateria, noi osserviamo la dinamica opposta che conferma questa dinamica, perché è opposta, sì, ma è vista nelle parti esattamente opposte, che non sono il magnetismo centripeto, ma sono la luce centrifuga. Non è l'antimateria che va verso il centro, ma è la materia vista andare verso l'esterno. Vedere la materia
che va verso l'esterno, ammassata nelle galassie che si espandono, la fuga che è sotto gli occhi di tutti, non significa contraddire il principio fondamentale della gravitazione universale, ma significa confermarlo, perché noi questa espansione la vediamo nelle forme della luce e nelle forme della materia, mentre invece l'ammassamento centripeto è nelle forme contrapposte dell'antimateria e del magnetismo. Questo esiste in ogni campo, anche nel campo della logica. È un fenomeno generale che regola il nostro essere complesso ed è la fondamentale spiegazione della relatività generale, quella vera, autentica, che esiste nella nostra natura e si mostra attraverso due sistemi, uno ammassato in modo unitario, tanto che risulti una unità ammassata, già ammassata, come il risultato dell'ammassamento in atto. Quando questa massa fosse lanciata nelle sei componenti contrapposte dell'espansione centrifuga, avrebbe il suo movimento opposto, che porterebbe l'ammassamento ad espandersi totalmente. E allora avremmo che la combinazione tra il sistema unitario ammassato e il sistema unitario espanso, essendo un prodotto tra due parti esattamente uguali e contrarie, annichiliscono ogni forma di massa, di materia, assunta dall'energia, e resta la pura energia in potenza di presentarsi successivamente divisa nelle due forme dell'ammassamento e della sua relativa movimentazione nel nostro ambiente. Movimentazione che, se fosse espressa alla velocità della luce nelle sei componenti centrifughe, ossia se fosse espressa attraverso la velocità C2 al quadrato, ma non solo nelle linee del flusso elettrico, nelle tre linee componenti, perché lo spazio non ha una sola componente, ha tre componenti. Solo se noi la espandiamo nelle tre componenti, allora abbiamo veramente l'energia totale. Se invece, e qui è il limite della relatività generale di Einstein, se noi prendiamo questa massa e la lanciamo simultaneamente sia in una direzione sia in quella nel verso opposto, sempre alla velocità della luce, C da una parte e C dall'altra, se questa massa simultaneamente la facciamo fluire nei due opposti di C per C, cioè C2, noi la liberiamo come massa nei confronti di quella unica direzione che compone i due versi uguali e contrari, ma non la tocchiamo minimamente nel piano trasversale, perché la massa in quel piano trasversale rimane quella che è e semplicemente si espande in una sola direzione delle tre che ha lo spazio. E a questo punto la formula della relatività generale, che è corretta perché vi dà tutta l'energia di una massa che resti massa
e che si espanda in due direzioni, ma tutta l'energia di una massa si ha quando la massa non esiste più in nulla, perché si è totalmente espansa. Quindi, quando Einstein vi parla che una massa ha la sua energia totale per quanto è espresso dalla sua formula come mc2, non vi ha minimamente raccontato una bugia, ma abbiamo alla fine non la totale energia, la totale energia di una massa. Rimangono sempre in piedi la massa e quella sua energia. Non abbiamo tolto di mezzo proprio la massa, perché è sempre l'energia di una massa che fluisce simultaneamente secondo una C e secondo la C opposta. Per poter togliere di mezzo la massa e espanderla totalmente, allora sì abbiamo che il prodotto tra la massa e l'espansione della massa ha assolutamente annichilito la massa, perché l'ha espansa completamente in tutta la sua energia. Quindi tutta l'energia di una massa si ha quando la massa è stata tolta di mezzo e calcolata essa pura in energia. Bene, vedete bene che il volere contrapporre due opposti tra di loro, come la massa e l'energia, implicano assolutamente l'annichilimento delle due forme, una consolidata nell'ammassamento reale corporeo, l'altro invece espanso nella pura energia assolutamente priva di massa, espansa tutta in un sistema ondoso e non più contenente delle particelle. Quando noi abbiamo ottenuto ciò, noi abbiamo annichilito tutte le forme assunte dalla nostra realtà e abbiamo la pura energia in potenza. Questo è vero, ma noi, partendo da questo esistere di uno zero di forma, perché è questo che esiste in assoluto, uno zero di ogni dettaglio, perché la condizione assoluta è proprio la condizione priva di alcunché, perché se esistesse questo alcunché, come vi ho spiegato nella questione di Einstein, se sopravvive la massa, e allora non abbiamo tutta l'energia, perché l'energia è il valore opposto della massa. L'energia della massa è un qualcosa che, se vogliamo che sia totale, bisogna spazzare via la concezione di un ammassamento reale. Così è nella verità. Quando noi consideriamo due verità che esistono entrambe, arriviamo alla verità assoluta che prescinde da ogni verità, ma consente di avere una molteplicità assoluta di verità, purché ciascuna sia forte come contrapposizione perfetta alla verità opposta che esista essa pure. Quindi noi dobbiamo assolutamente partire nel nostro sistema della verità generale dalla esistenza di due e non di una sola realtà, sempre due, sempre uguali e contrarie, perché il Dio, ossia il valore assoluto del nostro sistema, è determinato da quel numero uno, che è l'espressione matematica di tutto quello che esiste in potenza di un 10
elevato a 0. Qualsiasi base numerica messa come base dell'indice 0, purché sia una base diversa da 0, determina come risultato comune l'unità. Ma capite bene che a questo punto l'unità non è altro che un qualcosa che viene da due, viene da un sistema binario in cui esiste un numeratore sulla base del suo denominatore, n diviso n. Questo è uguale a 1, qualunque sia il valore di n tranne lo 0, perché 0 diviso 0 è indeterminato, mentre invece qualunque valore assunto da n, 1, 2, 3, infinito, virgola o non virgola, qualunque sia il valore, se ce ne sono sempre due uguali e contrari, noi abbiamo generalmente l'unità. Ecco, l'unità della verità è possibile proprio sulla base di due verità uguali e contrarie. Bisogna assolutamente contraddire il principio di non contraddizione della verità, perché se la verità non è contraddetta, allora è falsa. Perché? Perché essendo l'assoluto l'arbitro di tutta la nostra esistenza, noi possiamo vedere una cosa relativa solo all'altra, uguale e contraria. Noi possiamo assistere ad una azione reale solo sulla base dell'azione che chiamiamo poi immaginaria, uguale e contraria. Se noi andiamo a immaginare il duplice complesso e lo chiamiamo reale immaginario. Bene, dovete a questo punto assolutamente rendervi conto che mentre voi giurate sulla verità di quello che state vedendo, tutto ciò esiste ed è vero solo a partire dalla verità esattamente uguale e contraria. Significato? Voi dite: in questo mondo non esiste Dio, abbiamo la certezza assoluta, perché non accetterebbe, essendo un Dio che intendiamo buono, questo casino che c'è oggi, non permetterebbe l'uccisione di un bambino innocente, non permetterebbe tutti i disastri che ci sono ora. Ebbene, se voi li osservate, questi eventi, oggi, li osservate solo sulla base uguale e contraria di tutto ciò che è negato. E voi arrivate a dire Dio non opera proprio sulla base di Dio che opera e che toglie di mezzo tutto questo che voi dite dovrebbe essere tolto di mezzo. Voi non lo vedete tolto di mezzo, perché, come è scritto sulla Bibbia, Dio disse ad Adamo: rinuncia a mangiare la tua mela. E Adamo, di ripicca, fece il peccato originale di volere mangiare la mela. Ecco come è vera nella sostanza assoluta questa che voi avete capito come una storiella. È la condizione fondamentale di quel peccato originale nel quale l'uomo giace fino a quando crede di essere lui l'operatore. Ma lui non opera scegliendo di mangiare la mela. Mangia la mela solo attraverso la ribellione all'ordine non mangiare la mela. Se Dio non avesse imposto di non mangiare la mela, Adamo non avrebbe mangiato la mela.
Voglio dire che l'uomo, in tutto ciò che fa, semplicemente reagisce ad un ordine. Tutto il sistema, come vi ho detto, va verso il suo centro unico e l'uomo, come vede la nostra natura, si contrappone, vede esattamente a modo suo non l'operato diretto di Dio, ma l'operato proprio espresso in tutta la contrapposizione, in modo tale che, non vedendo il magnetismo, ma vedendo la luce, non vedendo l'antimateria, ma vedendo la materia, vede che l'elettricità e il magnetismo vanno in avanti nel tempo, e l'uomo si illude che tutto questo sta nelle sue possibilità di modificarlo, mentre invece quello che sta osservando è semplicemente l'aspetto uguale e contrario di tutto che va all'unico centro che è la volontà unica che dirige ogni particella dell'intorno, ad andare nel solo verso centripeto. Invece l'uomo, vedendo in contrapposizione e trovandosi al centro del mondo, vede un infinito di possibilità di muoversi da quel centro e di scegliere a suo assoluto dominio quale punto della sfera accedere, dove andare. E poi, se vorrà farlo, crederà di averlo potuto, ma lo avrà potuto solo quando quello era l'unico passo che gli era consentito, perché non si era opposta alla natura, non si era opposto nessun altro vivente, non si era opposto il caso, e gli aveva consentito di fare quell'unica cosa che l'uomo poteva fare, mangiare la mela, perché era l'unica cosa che Dio gli aveva detto di non fare. Come vedete, la verità trascendente è che Dio è il padrone di tutta la nostra realtà, perché attira nel suo centro di gravitazione magnetica tutto ciò che si è espanso e lo riporta ad esistere in quel centro, tutto in potenza di esistere. Noi possiamo vedere in un modo che consenta al singolo di illudersi di avere la sua singola possibilità in questo insieme di tutte le altre possibilità, come una lotta tra la possibilità maggiore e quella minore, tra sé e gli altri, solo se la componente di tutto questo sistema di forze è nell'unica direzione data da quella componente. Di conseguenza, ecco che se non si capisce che la logica di questo mondo è sbagliata perché è unilaterale e non può prescindere dalla logica opposta, ossia del tutto comandato da Dio, se l'uomo non parte dal fatto che tutto è comandato da Dio, l'uomo non può vedere la sua libertà come lo svincolo da questo dominio assoluto dato da Dio e espresso attraverso la sua singola possibilità in questa lotta poi che esiste tra tutto il possibile. Ma poiché l'unica cosa possibile quando le varie volontà si esprimono a livello di vettori, di forze, quando l'unica forza possibile è data dalla risultanza tra la somma delle forze, e quindi nel nostro sistema nel quale noi ci troviamo e ci illudiamo di avere la possibilità di fare di tutto, dobbiamo renderci conto che invece abbiamo la possibilità di fare solo
secondo la sommatoria di tutte le forze che esistono oggi e che riguardano per esempio me che vi sto parlando. La dinamica unica che accade e che riguarda me, nonostante io voglia come io voglia, è solo la risultanza tra la mia apparente volontà espressa come una forza e la forza che è in tutto il resto, ossia in Dio. Dio, ossia la forza totale estranea alla mia, è l'ente assoluto che esiste, nel quale io mi trovo, e che mi consente di fare, secondo la sommatoria della mia apparente forza libera, solo quello che mi consente, non opponendosi. Questa è la libertà dell'uomo. È nato schiavo in terra d'Egitto, ma con la promessa biblica dell'esodo, in un deserto nel quale la vita di prima sarà tutta persa e rimpianta. Nessuno dei fuoriusciti dalla terra d'Egitto arriverà vivo nella terra promessa. Nessuno. Perché la Bibbia lo presenta come Dio che si ribella contro l'uomo che è arrivato a rimpiangere la schiavitù che aveva prima in terra d'Egitto, nel giorno di Massa, quando Dio fu messo alla prova, pur avendo tutti visto le sue opere. Ecco, quando l'uomo non si rende conto che tutto quello che fa è solo quello che gli è consentito da tutto l'insieme, ossia da Dio, e crede invece di essere onnipotente, ossia di avere più forza di quella unica che c'ha in questo sistema che gli consente di fare solo nel modo combinato esattamente tra le varie forze, quando l'uomo pensa di avere più forza di quella che la sua condizione reale, disegnata da Dio in quella condizione, in quel momento gli ha dato, l'uomo è veramente pieno del suo peccato di onnipotenza e crede di essere più di quanto sia consentito da Dio, ossia dall'insieme delle forze in atto in quel preciso momento, tutto intorno a lui e che gli consentono di fare solo secondo il perfetto combinarsi fisico delle forze presenti in questo campo. Ecco allora che se noi vogliamo essere veramente ordinati nel nostro tentativo di capire qual è la vera realtà e libertà dell'uomo, dobbiamo riuscire a capire che la vera libertà che l'uomo ha è quella concessa alla mente di ogni creatura, non quella di fare il mondo, quella di fare interamente il suo abito morale, mentale, in una parola, di far esistere il Dio dei valori che per lui sono la sua salvezza, ossia il suo uscire da questa terra d'Egitto, dell'estremo dominio di tutto l'ambiente rispetto al soggetto, in modo che il soggetto svincoli esattamente la sua condizione di schiavitù, al punto da diventare l'arbitro di tutto il possibile. L'uomo però, per uscire da questa condizione di schiavitù, deve uscire da questo sistema che a noi sembra essere la vita reale. È una vita reale, sì, ma è una vita reale quella che noi vediamo proprio in questa terra di Egitto, della schiavitù.
Fino a quando l'uomo non esce da questa vita, non affronta una vita tutta vissuta nel negativo, come gli ebrei in terra d'Egitto, fino a rientrare divenuto come un bambino nel grembo materno e a togliere di mezzo la sua unicità, perché da quel momento in poi l'uomo si ritrova simultaneamente ad esistere in suo padre e sua madre e le assimila a sé. Poi, ritornando ancora verso il passato, si ritrova a essere simultaneamente nei quattro nonni e li assimila a sé. A forza di raddoppiare a ogni generazione il numero degli assimilati a sé, quando l'uomo sarà ritornato infine in Adamo, avrà assimilato a se stesso tutto l'essere, espresso nelle forme dei singoli esseri, singoli situati a valle di questo punto iniziale di origine. E qui comincia il bello, perché l'uomo, ritornato all'origine in questo modo, però passato attraverso il filtro dei genitori, dei nonni, dei bisnonni, che indurranno conseguenze, perché l'uomo aggiungerà alla sua basilare considerazione di qual sia il bene secondo lui, su questa base esaminerà poi il bene presente nella vita dei due genitori, nei quattro nonni, negli otto bisnonni. Quando sarà ritornato in Adamo, avrà generalizzato a tal punto la percezione della sua essenza da essere divenuto quel Dio unico e onnipotente che a un certo punto, condizionato all'origine da un soggetto che liberamente ha bussato per entrare, farà di questo soggetto il figlio. E l'essere divino e unico di Dio, proprio perché è una unicità che diventa un popolo intero, per amore di vita, che non accetta la sua unicità e si divide in una molteplicità infinita di figli, da luogo, da assoluto qual è, a una possibile esistenza di questa forma assoluta attraverso la molteplicità di ogni essere distinto, possibile e immaginabile, che nel suo complesso sintetico sia l'equilibrio assoluto tra ogni forma, ma che consenta l'essere singolo e differenziato. In tal modo Dio, da padrone assoluto, è divenuto all'origine della democrazia, perché si è trasformato in un popolo. All'interno di questa molteplicità, Dio conserverà la sua condizione essenziale, certo sempre relativa all'uomo, di Padre, Figlio e Spirito Santo, nel senso che ci sarà la necessità che tra tutti questi modi di essere dei vari figli ce ne sia uno assolutamente perfetto, che sia Gesù, e ci sia poi quel padre e quella madre espressa dalla Madonna, dalla moglie dello Spirito Santo, tanto che padre e madre siano in un certo senso i due esseri interrelativi, uno marito dell'altra che è la moglie, tanto che non si riesce a capire se esista prima il marito o prima la moglie, in questa duplicità dell'aspetto maschile e femminile di Dio Padre. Dio Padre e Dio Spirito Santo sono proprio
i due aspetti inversi tra di loro che nel nostro mondo reale sono l'aspetto positivo e l'aspetto negativo. Quando la Madonna deve legarsi allo Spirito Santo per mettere al mondo Gesù, significa che la Madonna, attraverso il suo unico sistema di cromosomi, non si mescola a null'altro per determinarsi Gesù. Gesù è clonato dalla capacità diretta della Madonna di non avere bisogno di miscelarsi con la metà che arrivi da un sesso opposto. La Madonna basta a se stessa e diventa oggettivamente e soggettivamente quel soggetto che rappresenta, seppure in una metà, la metà di Dio, la metà di Dio a livello di padre, e diventa la madre di tutti gli uomini. Voi direte poi anche, ma come è possibile che la Madonna, che non ha fatto miracoli nella vita, ha il suo lustro, però solo attraverso il figlio? Chi è veramente Dio è Gesù, non la Madonna. E qui non fatevi ingannare, perché tutti sono Dio, tutti, la Madonna, il padre, la madre, il figlio, ogni figlio, tutti quanti voi, la essenza generale di ognuno che esiste è essenza divina, unica, di un solo assoluto, che proprio perché assoluto consente ogni tipo di frammentazione in due valori opposti, uno al maschile, l'altro al femminile. È in questa direzione che abbiamo l'unicità. Ripeto, uno è una base elevata a zero, purché sia una base esistente. Ecco, quindi, che in questo sistema, poi, padre e madre hanno la loro gioia non nel potere, che voi immaginate è relegato al padre, è relegato alla madre, non alla forza, ma al fine, perché il fine di un padre e di una madre non è quell'amore gratuito del sesso che voi credete sia il fine dell'uomo. No, è quell'amore tanto grande da consentire una altra vita. È nell'altra vita che si esalta il padre e la madre. È nel figlio che si esalta il padre e la madre. E quando voi avete visto la Madonna nella sua apparente incapacità di essere divino, perché si affida al figlio, chiedere al figlio, fai questo, sono rimasti senza vino, forza, trasforma l'acqua in vino, e voi fate come vi dice, e lascia al figlio il potere miracoloso di intervenire sulla natura e trasformarla nel modo degli alchimisti, proprio quello onnipotente e divino. Quando questo è concesso al figlio dalla madre, questa non è la condizione per cui la madre è minore del figlio. La madre è maggiore del figlio, ma è maggiore proprio nel senso di esserne la madre. Una madre si realizza nel figlio, un padre si realizza nel figlio. È nella loro realizzazione concreta che va visto l'essere nella sua pienezza. Per questo voi non dovete stupirvi oggi se vi appaio io come un pario che vi dice la verità.
quella assoluta, che contraddice la verità che vi è detta oggi, che è quella del che non deve esistere il principio di non contraddizione. Io vi ho spiegato esattamente tutto sotto il profilo sia della logica intellettuale, sia quella della logica materiale. Vi ho spiegato tutto, vi ho fatto capire. Vedete benissimo che in me è il dominio di ciò che esiste in assoluto e di ciò che esiste nel relativo di un esistere sempre diviso in due forme uguali e contrarie. Io domino tutto questo e lo posso dominare essendo in me il Padre che ha creato in queste forme e che conosce tutto ciò. Ma non aspettatevi dal Padre quello che non fu concesso alla Madre. Non aspettatevelo. Perché? Perché il Padre e la Madre di Dio operano nello stesso modo, attraverso la loro realizzazione perfetta nella perfezione del Figlio. Se non fosse così, voi dovreste spaventarvi, perché dovreste dire: Dio è chi opera per affermare se stesso. No, Dio è chi opera per affermare il valore del Figlio. Padre e madre, se sono veri padri e veri madri, asserviscono interamente la loro vita all'avvenire del Figlio. Insomma, è come vi disse Gesù: Dio è per il bene dell'uomo. Non è fatto l'uomo per servire a Dio. Non è il Figlio fatto per riverire suo padre. Certo, il Figlio lo fa perché capisce che cosa fa il Padre a lui. Ma nel nostro mondo, che per fortuna è così, padre e madre, ossia chi genera la nostra esistenza, ha uno scopo unico: il bene del Figlio. Quindi tutti voi sentitevi al sicuro avendo un padre e una madre di questo tipo a monte della vostra vita. Essi sono interamente, in tutta la loro potenza, ordinati esclusivamente al bene di ogni figlio.